La Vissa trova il settimo risultato utile consecutivo, ma deve accontentarsi di un pareggio contro il rattoppato Sulmona. Termina 1-1. Con gol di Spadari su calcio di rigore al 44esimo e di Ridolfi al 48esimo. Nel finale Pesaro si fa di nuovo sotto, ma non è fortunata e la sveglia suona troppo tardi. Al 16esimo Costantino è pericoloso con una botta dal centro, che finisce sopra la traversa a conclusione di un'azione partita da calcio d'angolo. Al 19esimo Cusaro colpisce di testa su corner, ma il portiere ospite Di Meo è pronto a intervenire e la difesa è impenetrabile. Al 44esimo il Sulmona sblocca il risultato con un calcio di rigore. Cavasini cade a terra, in area, forse per un contatto con Pangrazzi, ma le proteste sono moltissime. Spadari converte spiazzando Foiera. Il primo tempo è stato appannaggio della Vis, ma a essere in vantaggio è il team di Luiso, che non ha effettuato un solo tiro in porta. La ripresa inizia sotto i migliori auspici per la Vis. Al terzo, Pesaro va a segno con Ridolfi. È un tiro mancino a fissare il pareggio. Dopo la punizione di Costantino, c'è la deviazione che porta al gol. La Vis è rinvigorita, ma il match non è dei più entusiasmanti e le squadre hanno problemi a esprimersi. La gara scorre via senza acuti, con gli ospiti che cercano di far passare velocemente il cronometro, perché il pareggio agli abruzzesi va più che bene. Al 42esimo ci prova Bugaro, senza troppa convinzione. Non è finita e la Vis ha ancora birra. Di Meo all'89esimo fa un miracolo sulla palla gol di Eugenio Dominici. E poi Omiccioli replica subito dopo con un altro destro insidiosissimo. Pesaro non si arrende e avrebbe meritato qualcosa di più. L'1-1 è amaro. Mister Luisa, un pareggio che soddisfa il Sulmona? Direi di sì. Come stiamo, sicuramente è un punto importante. Su un campo difficile, una squadra che era in salute da 4-5 giornate, se non sbaglio, 4 partite che non prendeva gol. Abbiamo fatto una buona gara. Primo tempo direi eccezionale, il secondo forse abbiamo sofferto un pochettino di più, però ci hanno fatto quei due tiri alla fine che dove Meo ci ha messo, ha fatto due belle parate, non direi miracoli perché sono due belle parate, io ho detto hai fatto le parate per il fotografo, gli ho fatto una battuta, però abbiamo sofferto nel secondo tempo, ci siamo abbassati un po' di più, ma questa è una squadra ragazzi che è stata da 15 giorni insieme, fisicamente si è visto un calo enorme, loro è una squadra organizzata, una squadra che gioca da tanti anni insieme, io gli avevo detto stamattina ai ragazzi, se non ci mettiamo cattiveria agonistica, difficilmente portavamo a casa qualcosa di buono. Sono contento perché hanno risposto con una prestazione gagliarda, tosta, a quello che dobbiamo fare, perché noi non ci abbiamo giubbotti, se vedete i ragazzi adesso che vanno via non ci abbiamo neanche i giubbotti sopra la tuta, siamo veramente messi male, però io sono fiducioso, i ragazzi si allenano bene, e ogni giorno arrivano 2-3 ragazzi in prova. Siamo in piena estate, io sono in piena estate, però queste cose a me piacciono perché a me non mi ha mai regalato nulla a nessuno, sia da calciatore che da allenatore. Ho iniziato la mia carriera a Sora, se non uguale a questa situazione direi quasi, perché pure lì sono partito in eccellenza vincendo un campionato 6 mesi senza prendere un euro. Poi in Serie D mi hanno smantellato la squadra dopo 14 giornate, ero terzo in classifica e riparto con una situazione difficile, però l'allenatore è così, a me piacciono le sfide, spero di fare questo miracolo, che veramente sarebbe un miracolo grandioso. Quindi più i meriti vostri che anche i demeriti della Vis, se vogliamo, che loro volevano un risultato diverso. La spesa l'ha fatto quello che io sapevo, sovrapposizione sugli esterni, tanto movimento, hanno fatto bene, io avevo davanti, non so se avete letto la lista, avevo 8 under in campo, 95 davanti che ha preso tantissime botte. Io direi che alla Vis Pesaro oggi non dovete criticare la Vis Pesaro, oggi dovete fare gli applausi ai miei ragazzi perché hanno fatto una partita tosta, vogliosa, gagliarda e vogliono portare via qualcosa di buono. Ci sono riusciti, ci siamo riusciti, io sono contento, però sicuramente non finisce qui perché ci sono ancora tantissime partite. Adesso il campionato si riposa, si ferma, però noi abbiamo il recupero. Se non sbaglio mercoledì o sabato, dove abbiamo un'altra squadra importante che mi sembra che è il secondo o terzo in classifica, Metallica, non è che conosco ancora bene i nomi delle squadre, però niente, noi l'ho detto oggi un pochettino di merito ce l'abbiamo pure noi. Mister Peppe Maggi, c'è stato forse un passo indietro da parte della Vis rispetto alle ultime uscite con il Sulmona?
un pochino, però non credo tutto questo vittimismo. Noi ci abbiamo provato, magari con un po' di confusione, e abbiamo trovato una squadra molto organizzata, molto chiusa, e ripartiva in contropiede. E non sempre fila tutto liscio, non sempre gira sempre come vorremmo. Dobbiamo essere bravi, rimanere tranquilli, ci abbiamo provato, qualcosa non è venuto come speravamo. E l'importante è lavorare e andare avanti. Non sbagliamo adesso nel cadere nel fatto che oggi dovevamo vincere per forza. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, cercheremo di fare meglio la prossima volta. È stato determinante il rigore a favore del Sulmona. Come l'hai visto tu? Ma non l'ho visto, a dire la verità, nel senso che può capitare anche un episodio contrario. L'importante è reagire e crederci. Abbiamo avuto una forte reazione perché abbiamo preso il rigore al 46esimo del primo tempo, poi ha fischiato la fine. Ai primi minuti del secondo tempo abbiamo pareggiato, abbiamo provato a vincere, non ci siamo riusciti.